Buonasera, un altro intervento dallo stand Federcaccia da Caccia Village. Come potete vedere e immaginare facilmente, il tema è quello della cinofilia. Con noi tanti amici, protagonisti in vari modi, da concorrenti, da giudici, da semplici appassionati di questa meravigliosa passione che è l'amore per i cani applicata, nel nostro caso, alla caccia, ovviamente. Andiamo un attimo in ordine, anche sparso, perché siamo fra amici, non è che seguiamo una gerarchia particolare. Abbiamo con noi Aldo Pompetti, che è il coordinatore nazionale della commissione sportiva, quindi cinofilia e tiro, in questo caso parliamo di cinofilia, anche se poi abbiamo dei amici che danno il massimo in entrambi i casi, come abbiamo il nostro Gregorio D'Ambrosio, che è cacciatore, cinofilo e anche tiratore, al quale facciamo anche il nostro in bocca al lupo, perché sappiamo che fra pochissimi, anzi uscendo di qui, prenderà l'aereo per andare in America a difendere i colori dell'Italia in un importante campionato di tiro. Quindi lui veramente è un atleta completo da questo punto di vista. Abbiamo poi Luigi Chiappetta. Luigi è vice delegato e coordinatore della Commissione Sportiva Nazionale per quanto riguarda i cani Sant'Uberto, cani da ferma. E poi abbiamo con noi Vincenzo Soprano, che invece è sempre coordinatore della Commissione Sportiva Nazionale, però per la seguita. Abbiamo qui tre magnifici esemplari, campioni normali, ma anche se non fossero campioni, i nostri cani sono sempre campioni per noi, quindi sono comunque tre bellissimi soggetti e basta. Gregorio ve l'ho già presentato, Carmelo Ionante è il ragazzo di bottega perché è aspirante giudice e quindi ancora deve fare tanta gavetta, mentre dalla parte opposta abbiamo invece Federica Di Maio, giovane Federcaccia, giovane cacciatrice e giudice regionale dell'Abruzzo per i cani da seguito su lepre e cinghiale. Se gli anziani me lo consentono, io partirei proprio da lei, cioè una giovane ragazza, ma conta fino a un certo punto sinceramente, perché sono sempre di più le donne che invece vediamo calcare sia i terreni di gara sia la caccia di tutti i giorni, ma addirittura giudice. Cos'è che ti ha portato a fare questa scelta, che comunque è un percorso impegnativo? Ciao a tutti. Allora, cominciato da piccolissima con mio padre, che ovviamente a caccia, i miei nonni e tutti. Questi concorrenti un po' sul campo, un po' più di piglio. Cacciatrice da qualche anno, vado con i cani da sempre con mio padre e questo amore per il cane ce l'ho da sempre. Ho fatto il corso da giudice 2 anni fa proprio con Vincenzo Soprano e sono sempre più innamorata di questa, della caccia e di tutto, di loro, proprio dei cani, tutto qua. Allora, non ho presentato gli altri, non sono qui nella veste di valletta, come potete immaginare, sono due giudici federali appunto della seguita, poi daremo un attimo velocemente anche a loro voce. Adesso rientriamo nei ranghi della gerarchia. Aldo, velocemente, cosa nuovo ciclo, ma la continuazione del vecchio. In questi 5 anni Federcaccia si è impegnata moltissimo per confermare e rilanciare ulteriormente l'impegno agonistico e anche il ruolo di fucina sia di atleti ma poi anche di cacciatori, perché poi il passaggio è abbastanza immediato. Programmi nel breve e medio periodo. Grazie a tutti. A fine dei 5 anni ringrazio tutte e tre le commissioni che presiedo. Abbiamo fatto
tantissime cose, tantissime ne faremo ancora, soprattutto con riguardo ai giovani. Qui oggi abbiamo Gregorio che è campione del mondo, ma faremo altri campioni del mondo, dovremmo fare, questo è lo spirito nostro. Per quello che riguarda le attività sportive, noi abbiamo in programma con gli amici Luigi, Vincenzo, facenti parte della commissione, abbiamo in procinto per i nuovi regionali, mettiamo a disposizione 3 persone che faranno parte di referenti regionali e ci sarà una piccola consulta tecnica nazionale, perché oggi con i sistemi di informazioni di oggi, che potremmo arrivare dappertutto, basta collegarci, cioè non avremo tante più spese, non avremo tanti problemi, ma daremo la possibilità ai presidenti regionali di nominare 3 rappresentanti loro per le nostre attività, che ci vedono sempre più impegnati con numeri che abbiamo raggiunto, numeri favolosi, e abbiamo abbassato i costi. I costi che abbiamo abbassato non è che servono a noi, i costi che abbiamo abbassato sono per mettere i migliori premi, i migliori personaggi, i migliori giudici a disposizione, come ci abbiamo qua gente che ci rappresenta. Perciò tra pochi giorni si insedierà il Consiglio nazionale e porteremo queste nostre richieste. Grazie a tutti. Grazie Aldo. Luigi, abbiamo fatto insieme tanti mondiali, io da osservatore perché non passerei neanche le selezioni comunali, ma questo magari ce lo teniamo per noi. Sant'Uberto, una disciplina sempre sulla cresta dell'onda, perché comunque è sempre, mi pare, più frequentata, più partecipata, forse proprio perché è quell'anello appunto fra la caccia di tutti i giorni e magari, insomma, diciamo di quando possiamo andare, e l'attività agonistica funzionale sia al mantenimento del cane in forma ma anche del cacciatore. Programmi anche per te per quanto riguarda la tua competenza nei prossimi mesi. Ok, buongiorno a tutti. Sì, tanti mondiali insieme, quindi delle esperienze favolose che sicuramente ci hanno dato tanto a tutti e due. Io da concorrente, poi da giudice, però ho avuto una grande fortuna, questo bisogna dirlo, ma questo sicuramente mi ha portato ad avere anche un'esperienza per come mettersi, per come dare e ricevere qualcosa. Allora, noi diciamo che negli ultimi 5 anni siamo partiti forse col freno a mano tirato, perché siamo partiti con la pandemia, quindi è stato un grosso handicap, che non sto qui a dire altro. Però poi la commissione ha tutta, siamo partiti, siamo andati sul territorio, abbiamo incontrato sia i concorrenti, abbiamo incontrato i giudici, abbiamo incontrato i dirigenti. Abbiamo avuto parole di elogio, di apprezzamento per il lavoro che si è svolto, poi i giudizi tocca agli altri fare. In virtù di quello che abbiamo fatto, stiamo stilando insieme ad Aldo una programmazione per questo quinquennio a lunga gittata. Sicuramente il Sant'Uberto per noi è il fiore all'occhiello, e il Sant'Uberto dei campionati del mondo è quella qualcosa in più che ci distingue da tutti gli altri. L'Italia è la squadra da battere, come sempre, ma non perché è quella che, né in particolar modo nel Sant'Uberto, è stata ed è sempre la nazione più forte. Quindi ci stiamo impegnando, ci impegneremo prossimamente, ma non solo nel Sant'Uberto. Abbiamo stilato un programma di gare su tutto il territorio, abbiamo spalmato le gare su tutto il territorio. Un'altra cosa che abbiamo fatto, in cui siamo orgogliosi, è quello di aver fatto delle riunioni e degli aggiornamenti con i giudici, perché come sempre è stato e sempre sarà, i giudici Federcaccia sono di alto livello, di primo livello. Non lo diciamo noi, ce lo riconoscono gli altri ci riconoscono
se noi andiamo a vedere regolamento tipo Sant'Umberto, vuol dire che i nostri regolamenti e i nostri giudici, scusatemi la presunzione, ma forse siamo forse un gradino abbiamo o qualcosa insegnato. Negli anni insieme l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie Luigi. Vincenzo, seguita. Io non sono un vecchio cacciatore, però ho visto negli anni d'attività cambiare tantissimo i cani da seguita, specie in certe cacce come quella al cinghiale. Siamo passati da bastava abbaiassero e corressero a fortunatamente una selezione, una passione per il cane di razza, ma soprattutto per il lavoro del cane. Credo che anche in questo la cinofilia agonistica abbia avuto i suoi meriti, perché poi dai campi di gara sono stati portati sui campi di caccia. Anche qui ci dice un po' il ruolo che abbiamo avuto e quello che conti di dare come impulso ulteriormente nei prossimi anni. Grazie per la domanda molto tecnica e specifica. In questi 5 anni trascorsi, perché noi siamo una commissione che termina qui oggi il suo ruolo, quindi solo se il Consiglio nazionale riterrà opportuno ridarci questa possibilità, noi continueremo sull'orma di quello che il nostro presidente responsabile Pompetti ci ha già indicato nelle strade che siamo riusciti a percorrere. Tanta strada è stata fatta in un momento difficile, come diceva l'amico Chiappetta, non abbiamo mai saltato un campionato nonostante la pandemia, con dei numeri che sono lievitati nel corso degli anni. Questo ci fa ben sperare, se ci verrà data la possibilità, lo sottolineo, sicuramente apporteremo ulteriori modifiche al regolamento, perché mi preme sottolineare il livello di educazione che è venuto leggermente a mancare, questo è grave, da parte dei concorrenti. Quindi proporremo un regolamento che rimetta nei giusti binari il cane con il suo lavoro, non chi lo porta, ma il cane, che è il principale obiettivo e deve essere il principale obiettivo delle nostre manifestazioni. Abbiamo specializzato e preparato tantissimi giovani, perché il mondo è e deve essere dei giovani. Noi siamo disposti ad accompagnarli, mettendo a loro disposizione i guai che abbiamo passato fino ad oggi. Io l'esperienza la chiamo così, il susseguirsi di guai che abbiamo passato. Federcaccia, e lo sottolineo e finisco e mi taccio, è potenzialmente imitabile, ma guardate tutte le altre associazioni, con il massimo rispetto che io porto a loro, cercano in continuazione di imitarci. Questo per noi è un grande biglietto da visita. Grazie Marco. Grazie a te Vincenzo. Gregorio, eravamo insieme in Spagna quando 2018, campione, me lo ricordo benissimo, ma il cane con cui si vince un campionato del mondo si porta a caccia tutti i giorni dietro casa? Buongiorno a tutti, sì, il cane da prove va portato prima a caccia, secondo me. Almeno dalla mia esperienza ho imparato che il cane bisogna portarlo almeno i primi 2-3 anni a caccia e poi si inizia a fare le prove. L'esperienza a caccia non è la stessa che fa nelle prove così, con la selvaggina diciamo immessa. Con la selvaggina vera il cane fa esperienza, e questo poi nelle prove Sant'Umberto specialmente si vede, e la differenza la fa il cane. Quindi il mio consiglio da dare a tutti quelli là che vogliono intraprendere questa strada è quella di iniziare prima a portare i cani a caccia e poi dopo iniziare con le prove, ovviamente continuando sempre ad andare a caccia mentre si fanno le prove. Grazie a tutti. Grazie Gregorio. Ultima battuta a chiusura, velocemente, ma con tutto quello che fai, anche il giudice. La colpa è di Luigi, è colpa sua. No, io oltre a fare la valletta non posso aggiungere nient'altro a quello che è stato detto, perché ci sono stati dei relatori che hanno detto tutto quello che bisognava dire. Voglio lanciare una provocazione, assumendomi la responsabilità di questa cosa che dico. Lo so già che attirerò qualche... Visto che il Sant'Umberto è una disciplina, una specialità, l'unica tra quelle dell'attività venatoria, di cinofilia sportiva venatoria, che ha il campionato del mondo, perché non registriamo il marchio? Perché vediamo in giro a livello centrale e internazionale, abbiamo
una rilevanza assoluta. Poi a livello territoriale leggiamo Sant'Umberto con la M, gare divise su due giorni senza rispettare quello che poi dice il regolamento. Registriamo il marchio, così evitiamo anche queste cadute di stile, secondo me. Ecco, era una semplice provocazione. Grazie davvero per tutto quello che fate e per come ci coinvolgete. Mettiamo il doc al Sant'Umberto e gli altri le chiameranno San Vincenzo. Con tutto. Bene, ringraziamo gli amici per la loro presenza. Un grazie, un complimenti per questi splendidi cani. La prossima volta però mi portate anche un cane da ferma. Io confesso, la colpa è di Luigi che non se l'hai voluto portare dietro. Ecco, complimenti, quindi vedi. Interessante che se ne parla, a bene o a male però. Benissimo, grazie mille a tutti, arrivederci.